Questo video è praticamente identico al precedente, si tratta di dimostrare di nuovo la legge di trasformazione generale quando un gas passa da uno stato A a uno stato B e cambia tutti e tre le grandezze fisiche, volume, pressione e temperatura. Le moli naturalmente non cambiano mai, quindi la quantità di gas rimane sempre la stessa. In questo caso lo stato A e lo stato B ci arriviamo dall'uno all'altro attraverso prima una isobara e poi una isoterma. Ho considerato le stesse due trasformazioni del video precedente, isobara e isoterma, ma in realtà potevo scegliere per esempio anche quest'altra, una isoterma ad esempio in espansione e poi una isocora in riscaldamento, cioè potevo seguire questo tragitto. Oppure potevo prendere una isobara, arrivare qui e poi proseguire con l'isocora. Oppure qualsiasi altra combinazione di trasformazioni note che mi portava da A a B. Dunque procediamo come prima, il sistema dell'isobara e dell'isoterma AC e CB, l'equazione di trasformazione V su T costante e P, su V, P per V costante nel caso dell'isoterma. Poi cominciamo a togliere le grandezze fisiche relative allo stato C, perché vogliamo che rimanga solo A e B. Quindi togliamo PC e lo esprimiamo attraverso PA, perché la pressione di A e C è la stessa. Qui ho scritto PB e PA, in realtà sono scambiati, PA è sotto, PB è sopra. Poi togliamo TC in favore di TB, perché la temperatura di C e B è la stessa. Quindi è rimasto soltanto il volume di C sia sopra che sotto, per il resto c'ho soltanto grandezze fisiche di A e di B. Allora in questo caso ricavo VC da sopra, VC da sotto, poi faccio il confronto fra queste due espressioni che tanto rappresentano sempre il volume in C, cioè rappresentano questo valore. Dal confronto risulta questa quantità uguale a quest'altra, eccola, e poi porto a sinistra tutte le cose con A, a destra tutte quelle con B e ottengo la legge di trasformazione vista prima, P per V diviso T costante, cioè P per V diviso T in A è uguale a P per V diviso T in B, malgrado siano cambiate tutte e tre, pressione, volume e temperatura, passando da A a B. Equazione di trasformazione generale. E qui ci sono i casi particolari. Quando PA uguale PB è una trasformazione isobara, allora si semplifica PA e PB perché sono uguali, rimane V su T uguale V su T. E la stessa cosa quando prendo una isocora, VA uguale VB, si semplifica il volume, rimane P su T, P su T. E quando la temperatura è uguale, TA uguale TB, allora rimane P per V uguale P per V.